Eccoci con Norberto Folletti, presidente della classe Optimist italiana da tanti anni. Da tanti anni, dal 96. Dal 96. Dal 96. Prima, ieri, Marcello Melingolo ci spiegava che stanno cambiando tante cose, specialmente nella formazione del gruppo, della squadra. Ci può aggiungere qualcosa a Sì, riguardo? direi che per tanti anni siamo rimasti un po' vincolati alle regole della federazione. Ecco, senza dilungarmi più di tanto, devo dire che da 6 mesi a questa parte, in accordo col presidente Carlo, dove mi trovo tutti i mesi con lui, finalmente si è aperto un dialogo veramente con la federazione. E questo ci ha dato la possibilità di organizzare, visto anche la disponibilità della FIT, cioè di Carlo in particolare, di sviluppare questo nuovo metodo, questo GAN, ecco, che seguiamo, però solo da 6 mesi abbiamo cominciato. Cioè, questi sono i primi frutti, speriamo in avvenire di raccogliere un po' di più. Beh, infatti già una medaglia d'argento a squadre è Sì, un buon inizio. già qualcosa abbiamo, sì. Per tornare su, lei è del Garda, DOC proprio, mi sembra che la prima volta che c'è un mondiale ottimista, non solo sul Garda, ma proprio su un lago italiano, era una cosa che deve essere una grande soddisfazione per lei e per tutto. Sicuramente per me e per la mia città è una grossa soddisfazione, per me in particolare aver portato il campionato nella mia città dove sono cresciuto, la città che mi ha formato, insomma. Io vivo il circolo 10 ore al giorno ed è una soddisfazione per me e, ripeto, per tutta la città in generale. Oggi ancora il meteo che fa le bizze, qualche capriccio, però comunque sul piano sportivo ci siamo tutti i ritorni sono più che positivi. Sicuramente è 2 giorni che il lago di Garda ci tradisce, questo mi sconforta, però sappiamo che questa è una stagione che non è una stagione facile per la vela. Ecco, in tutte le regate abbiamo avuto dei problemi e purtroppo anche a questo mondiale è la riva del Garda. Speriamo domani di riscattarci un pochino. Ma parliamo velocemente di numeri, 16-17 anni alla testa, com'è il trend? Più Vabbè, aderenti, più... quando ho cominciato io c'erano in Italia 500 iscritti, adesso siamo a 1.800, più 200 circoli sono associati alla classe. Cioè c'è un movimento, perché noi siamo qua, ma dopodomani partirò per andare a Bracciano, dove c'è la Coppa Kinder e ci sono 450 barche. Cioè il movimento nell'Optimist c'è, e quest'anno è anche il record di barche immatricolate come Optimist. Quindi più che mai l'Optimist, la barca del giovanile per eccellenza, e ben vengano altre barche a complementare più che a Che sostituire. ben vengano altre barche, comunque la tranquillità e la sicurezza che ci dà l'Optimist non la può dare nessun'altra barca. Questo ormai è provato da tanti anni, in tanti anni hanno provato a sostituire, però l'Optimist ormai è affermato poi nel mondo, sono 125 paesi associati alla classe. Tu trovi l'Optimist in qualsiasi parte del mondo, insomma. E tanti nuovi paesi emergenti, a cominciare dal fenomeno singaporeano Sì, che non è proprio nuovo, ma si conferma. Singapore anni fa c'è stata la Malesia sempre, anche la Malesia, la Thailandia, cioè quando eravamo in Malesia ha vinto tutta la Thailandia, cioè questi paesi emergenti sicuramente lavorano molto bene, dobbiamo dirlo, e finanziariamente stanno più bene di noi forse. Ok, l'Optimist in Italia per la federazione rimane comunque più che un obiettivo di per sé la formazione, la scuola di vela per il futuro. Beh, insomma, si sono resi conto che l'Optimist è molto importante per la formazione giovanile, sicuramente è molto molto importante,
Perché anni fa avevamo avuto dei contrasti, ma adesso diciamo va tutto bene, ecco, anche il rapporto con la federazione. Bene, siamo contenti. Detto questo. Grazie, a presto. Prego.